Maledetti! Addirittura. Bentornato su canale Senti Boy, siamo qui per la recensione. No, basta leggere il titolo, per la previsione di NXT TakeOver Portland. Primo takeover a svolgersi in questa città, dato che ultimamente NXT sta un po' riciclando le città. Invece. Primo takeover con 6 match. E primo takeover della roster di NXT, non di NXT UK, di NXT, a svolgersi di domenica. Non si svolgerà stasera, stasera si svolgerà domenica. Era già successo con UK Blackpool 2, adesso. Partiamo con la match card, prego. Undisputed Era che difende contro i Bruiserweight. I Bruiserweight. Ovvero mettervi delle Pete Dunne che hanno vinto il Dusty Rhodes Tag Team Classic. Pete Dunne e Matt Riddle, che sono una delle cose più belle che abbia mai visto nella mia vita, soprattutto sono due persone completamente diverse tra loro. Uno è un minchione che continua a ridere, l'altro è Pete Dunne che è sempre serio, non ride mai. Cioè, sono una coppia perfetta. Infatti hanno fatto dei video molto divertenti. L'ultima puntata di NXT è un match interessante, perché da una parte c'è un tag team che basta, dispiace di dire, mandiamoli su, sti benedetti, che hanno fatto di tutto ormai a NXT, sono il miglior tag team della storia di NXT, il miglior stable, e non si discute su questo. Lo Shield no, perché lo Shield praticamente non è mai stato a NXT, quasi. E invece dall'altra parte ci sono due lottatori che hanno bisogno di un titolo, soprattutto il Bro, il King dei Bro, che non ha ancora vinto un titolo da quando è NXT. E secondo me è la classica coppia che scoppia. Esempio Shane McMahon contro Shane McMahon e The Miz. Gli dai il titolo, glielo fai tenere fino al prossimo takeover, che è tra due mesi, glielo fai perdere, uno di due torna su quell'altro e sei a posto. Però bisogna dargli un titolo a loro due, perché soprattutto basta l'ispettativa, per un ragionamento che farò dopo. Quindi, secondo me, vinceranno questo match qua, Matt Riddle e Pete Dunne. Andiamo avanti, secondo te? Metri, Bowser. Perfetto, andiamo avanti. Tegan Nox contro Dakota Kai in voglio fight match. In uno street fight match, ma Nox a testa di goio? Ok, e non ho capito neanche io la battuta. E allora, faida che si è aperta a TakeOver War Games, come sappiamo tutti, ripeto, non siamo qua a parlare di come sono andate le puntate. È una faida, l'hanno resa più bella possibile, perché le faide tra due ex amici sono sempre belle. Sami Zayn, Owens, Ciampa, Gargano, sono sempre particolari, Becky, Charlotte, sempre particolari. L'hanno resa ancora più interessante, dato che non sono due top name, con uno street fight match, quindi sarà un po' più interessante da vedere. Una vittoria che serve a tutte e due, credo che serva più personalmente a la nostra amica Dakota Kai, perché dopo sono due lottatrici che hanno tanto comune, cioè due lottatrici che sono sfortunatissime con gli infortuni, tutte e due. Soprattutto Tigre Nox, che si è avuto due crociati nello stesso momento, e detta anche Pato, esatto. Dakota Kai invece continua a infortunarsi, secondo me ha bisogno di una vittoria, cioè è un 50-50 come bisogno di vittoria. Io personalmente vado con Dakota Kai, perché gli serve un po' uno status da heel. Anche perché hanno già fatto un match a NXT vinto da Tegan Nox, quindi per pareggiare i conti dopo, chissà, in una puntata di NXT fare la bella. Quindi io dico Dakota Kai. Anche io Dakota Kai. Andiamo avanti. Kate Lee che difende contro Dominik Dijakovic. Non credo di aver capito benissimo il cognome. Dominik Mihajlovic. Ok, perfetto. Contro Mihajlovic, non credo. Contro Dominik Dijakovic. Kate Lee, che ha vinto, l'uomo più fiero del mondo, che ha vinto a NXT la contro Roderick Strong il titolo Nord America, un uomo che appena lo vedi in faccia capisci che lui è il tuo uomo, esatto, quello che serve in questo momento, esatto, un uomo che sta vivendo il momento più importante della sua carriera a NXT, tra la Royal Rumble, che comunque ha ben figurato anche se è uscito dopo 3 minuti,
Ha fatto una cosa bellissima a Survivor Series, arrivando in finale, ha vinto il titolo Nord America contro Dijakovic, che invece sta comunque ben figurando dappertutto. Ha vinto il suo primo takeover a War Games con Katie Lee. Qua abbiamo un po' se mi permettete il paragone, dato che siamo anche a ridosso di questa partita, un Inter-Lazio che si giocherà domani, perché sono due lottatori ottimi, due squadre ottime, che si affrontano per avere il secondo posto come top name, come nome di NXT, come domani Inter-Lazio, chi vince la seconda o prima, dipende. Quindi, scusate il paragone, e in più, sono due che hanno già fatto grandissime match a NXT, quindi diciamo è un po' una garanzia questo match qua, come lo sarà domani sicuramente. Adesso sto lasciando il calcio, tornando qua. Come lo sarà domani sicuramente, faranno un bel match. Spero che non sia, anche se c'è un po' di puzza, uno spot match, cioè mossa a caso così. Spero che ci sia anche un po' una logica nelle loro mosse, non credo. Vedremo. Secondo me vincerà Katie Lee, perché appena vinto il titolo non ha senso toglierglielo. Beh, Katie Lee, ovvio. Katie Lee è l'uomo. No. Non l'uomo, è l'uomo. L'uomo. Andiamo Finn Balor contro Johnny avanti. Gargano. Ok, questo già dal nome ti fa capire che è un probabile candidato come match dell'anno, perché abbiamo due dei lottatori migliori di tutta la WWE. Finn Balor, che da quando è non è ancora riuscito a fare il suo match bello, come l'ha fatto, non so, Gargano quando è tornato, che l'ha fatto con Ricochet, per dire. Gli manca quel match lì. Vedremo se sarà questo, probabilmente, perché dall'altra parte abbiamo un Gargano che riuscirebbe a far ben figurare anche un Budalla, secondo me. Faida, che il match che doveva svolgersi a TakeOver War Games, invece hanno portato avanti un po' la storia, io direi anche bene, perché comunque l'hanno portata avanti in modo intelligente col match per il titolo WWE, scusate, NXT di Finn Balor. Io mi sento di dare la vittoria a Finn Balor, perché ha bisogno appunto di questa vittoria heel che lo consacri come uno dei top heel, secondo Adam Cole, della NXT, perché in questo momento non è ancora riuscita a ingranare. Io sono perfettamente d'accordo, oggi andiamo troppo Sì, d'accordo. infatti non mi piace questa cosa. Infatti dopo dirò Non mi a contro caso. questa cosa. Comunque dico anch'io Finn Balor. Perfetto, allora andiamo Rhea Ripley che difende contro Bianca Belair. avanti. Allora, questo match qua ha avuto il difetto di essere assolutamente scontato come risultato dall'arrivo di NXT di Rhea Ripley, che ha apertamente sfidato Charlotte a WrestleMania per il titolo. Ci hanno messo dentro anche Bianca Belair, giusto così per mettercela dentro. Ma anche, beh, comunque è un po' come il match tra Katie Lee e Dijakovic. Rhea Ripley ha, tra virgolette, appena vinto il titolo, l'ha vinto comunque a. Cos'era, gennaio, se non sbaglio, sì, inizio gennaio, quindi non ha senso toglierlo. È lei la top face ma la top a prescindere della categoria femminile di NXT, dato che adesso Shayna Baszler è andata a far Suarez a Raw, e quindi secondo me vincerà Rhea Ripley in un match che dubito che sarà bello, perché Bianca Belair, quando ha un match per il titolo, non riesce mai a ben figurare, non ho ben capito questo discorso qua. Ricordiamoci il match contro Shayna Baszler l'anno scorso, proprio un anno fa, perché era NXT TakeOver Beh, tipo Messi ai mondiali. più o meno. Quindi secondo me vincerà la Ruby, perché non ha senso togliergli il titolo, e in più ha appena aperto una faida contro Charlotte per WrestleMania. Rhea Ripley. Perfetto, allora andiamo al main event. Adam Cole che difende con Johnny Gargano. Sei sicuro? È più Tommaso Ciampa. Più Tommaso Ciampa, probabilmente. Allora, il match giusto al momento giusto, perché tra War Games, tra quello che è successo nel Survivor Series,
tra la faida che è stata portata avanti, tra i tanti nomi che hanno bisogno di un titolo NXT, Finn Balor, Gargano, un sacco di altri nomi, anche Matt Riddle, un titolo singolo se lo meriterebbe, anche Pete Dunne. Comunque, tra tutti questi nomi qua, c'è una persona che non ha mai perso il titolo, che deve avere la sua rivincita, e l'ha avuta nel momento perfetto perché ha portato avanti comunque una bella faida, perché comunque a me la faida tra Adam Cole e Ciampa è abbastanza piaciuta, non è la faida dell'anno, però è stata portata avanti bene. Sarà molto probabilmente un bel match, perché sono due che riescono a far bene il suo lavoro. Ciampa, sia il che Face, lo fa molto bene. Sono soprattutto due nomi. È bello perché sono due nomi che potrebbero, con una sconfitta, andare nel main roster. Perché sono tutti e due da tanto che sono NXT. Quindi, probabilmente chi perde va su, sostanzialmente, secondo me. Io personalmente do una vittoria a Adam Cole. Perché secondo me adesso ci sarà. Cioè, è brutto vedere Adam Cole con titolo. Supponendo che la Undisputed Era vinca contro i Broserweight, mi fa ridere ogni volta che lo dico. Mi fa strano che Roderick Strong non ha un titolo, gli altri sì e l'altro sì. Secondo me deve essere solo il leader della Undisputed Era come campione, gli altri che non l'hanno perso. E dopo a NXT TakeOver Tampa Bay perde anche ad ancora. Dopo la Undisputed Era, alla puntata di Raw o SmackDown dopo WrestleMania, balzo in avanti. Quindi secondo me vincerà Adam Cole. Con miliardi di aiuti sia da una parte che dall'altra, mi pregusto un Velvet in Dream, dato che è tornato l'ultima puntata di NXT. Quindi, insomma, vincerà Adam Cole e rimarrà l'unico ad avere un titolo nella Spite di Iran. Sono d'accordo. Ah, la cadì, 6 su 6. Allora, Tommaso Ciampa. così. Così. Allora, qui, beh, abbiamo finito i pronostici. Sembra un takeover di passaggio, ma secondo me non lo è. Secondo me potrebbero aprirsi tante, tante faide nuove, tante robe interessanti. Mi aspetto anche qualche debutto o qualche arrivo importante. Tipo, mi aspetto uno Austin Theory che faccia qualcosa o anche qualcun altro. La presentazione dei nuovi lottatori che ha preso anche NXT. Basta, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo takeover, qua i vostri pronostici, pagina Facebook, profilo Instagram, iscrivetevi al canale, ci vediamo perché non fiato, nella prossima puntata di Insanity Boys. E la recensione dei nuovi Samsung Galaxy S20. Di Così, cambiamo genere, 3, 2, 1, lì. Di dove? qui. Allora, di lì.